mio canale. Oggi vi voglio parlare di due prodotti per i capelli per quanto riguarda il marchio Essentifolia. Partiamo dall'inizio. Volevo tantissimo ringraziare il sito Bio Vegan Shop, dal quale io ho acquistato tantissimo quando utilizzavo i prodotti bio, perché appunto mi aveva contattato per provare le nuove referenze per i capelli, le novità di Essentifolia. Ovviamente ci sono un'infinità di prodotti e io ho scelto solo due prodotti che mi interessavano di più per quanto riguarda la mia chioma. Come vi ho già detto, Bio Vegan Shop lo conosco da tantissimo tempo perché comunque ci acquistavo spessissimo. Mi piaceva molto la politica di Bio Vegan Shop, soprattutto per i 50 euro di buono di benvenuto che venivano scaglionati durante gli ordini successivi che si facevano. E poi mi piace molto anche come sito, perché è ben fornito, troviamo tantissimi marchi, tantissimi sconti, e soprattutto mi piace il loro modo di imballare le cose. Loro sono molto molto attenti all'ambiente, quindi non utilizzano mai della plastica, utilizzano sempre la carta riciclata e l'imballaggio riciclato, quindi chi conosce i prodotti bio, chi piace i prodotti bio, sicuramente conoscete benissimo Bio Vegan Shop. Anche la spedizione è super super veloce, non posso che parlarvi bene perché già prima conoscevo questo sito e ho avuto tantissime esperienze con Bio Vegan Shop. Infatti mi sono molto molto sorpresa quando mi hanno proposto questa collaborazione, perché come vedete il mio canale è molto molto vario, utilizzo davvero tantissimi prodotti e sì, mi ha fatto molto piacere perché hanno scelto proprio me. Allora, i due prodotti in questione che io avevo scelto, che vi ho fatto vedere su Instagram, che li ho ricevuti un mese fa, sono questi due prodotti. La prima novità è il gel detox di Essentifolia, appunto. Come potete vedere l'ho già utilizzato parecchio. Sono 200 ml di prodotto certificato Bio Cosmos Organic, è vegano, 98% di ingredienti naturali e ha anche la certificazione EcoCert. Allora, è un prodottino molto molto interessante. Innanzitutto ci tengo a precisare che mi piace tantissimo il packaging di questo prodotto, perché è dotato del suo beccuccio, che per uno scrub per i capelli è estremamente estremamente utile, perché lo potete utilizzare in modalità tinta, nel senso che dividete le ciocche, applicate il prodotto, massaggiate, prendete un'altra ciocca, applicate, massaggiate e via dicendo. Molto molto comodo. È un prodotto 2 in 1, perché allora la prima sua funzionalità ovviamente è lo scrub per il cuoio capelluto in gel, se no non poteva che essere chiamato altrimenti. Ha una profumazione di kiwi spettacolare, sembra proprio un frullato di frutta, e infatti all'interno contiene aloe vera, riso e semini di kiwi, quindi è uno scrub molto molto particolare, sembra veramente di andare a svolgere lo scrub per i capelli con un pezzo di kiwi, un pezzo di frutta, perché anche il profumo è molto molto veritiero. Io lo applico in modalità tinta, la prima funzione appunto è uno scrub per il cuoio capelluto pre-shampoo, quindi si utilizza tendenzialmente sui capelli asciutti. Volendo, io lo applico, lo massaggio, i semini di kiwi si sentono ma non sono così percepibili come per esempio la polvere di albicocca, come per esempio può essere il sale. Sentite che c'è qualcosa di esfoliante ma non percepite che gratta, ecco, parlandoci papale papale. Lo massaggio è estremamente piacevole nel massaggio, perché si distribuisce molto molto bene nei capelli, e una volta che ho massaggiato le zone critiche, sapete che io sono predisposta ai pruriti, dermatite, e di rado adesso utilizzo i prodotti biologici sulla cute. Questo non lo utilizzavo sempre, un po' perché proprio è un prodotto biologico che tende a sensibilizzarmi i capelli, la cute, ma non questo in generale, un po' perché lo scrub per il cuoio capelluto io ritengo che sia necessario, e non nel senso che lo scrub per il cuoio capelluto può essere eseguito anche una volta al mese, proprio se siamo magari nella stagione calda dove sudiamo da tanto, dove si deposita tantissimo sporco, oppure in autunno quando c'è quella nebbia pesante sporca che vi crea quella patina sui capelli. Non credo che un prodotto del genere va utilizzato sempre una volta alla settimana, che debba entrare per forza nella routine, anche perché è una novità, una nuova moda di utilizzare anche lo scrub per il cuoio capelluto, ma anche per il viso lo scrub va utilizzato
se dobbiamo proprio seguire Ligia Ligia, una volta ogni 28 giorni, perché una volta ogni 28 giorni la pelle finisce di rigenerarsi, quindi bisogna esfoliarla e rinnovarla. Come scrub mi piace molto, come vi ho detto, perché non gratta, perché pulisce molto bene, è estremamente delicato sul cuoio capelluto e soprattutto quando sciacquo i capelli mi lascia la sensazione di cuoio capelluto pulito. L'unica cosa che non mi convince del tutto sono appunto questi semini di kiwi, che fanno la differenza in questo scrub, ma allo stesso momento sono molto molto scomodi, perché la polvere di albicocca solitamente è molto molto sottile e si sciacqua molto più facilmente. Il sale tendenzialmente un pochino si scioglie e un pochino si sciacqua, quindi non è molto laborioso. Questo, essendo un seme proprio non trattato, non tritato, a parte che lo vedete che sembra proprio un semino di kiwi, si sciacqua facilmente sì sul cuoio capelluto, ma c'è il rischio che vi rimanga impigliato nei capelli, soprattutto se avete dei capelli che si annodano tantissimo durante il lavaggio. Io sono una di quelle persone che quando lavo i miei capelli da bagnati è un disastro, si ingarbugliano all'inverosimile, invece da asciutti io posso non pettinarli tra un lavaggio e l'altro, e quindi se non sciacquo molto molto bene questo prodotto io mi ritrovo i semini di kiwi nei nidi dei miei capelli, e questa non è una cosa molto simpatica. Ma se avete i capelli che non si annodano e i capelli corti, non troppo ricci, non troppo ingarbugliati, è un ottimo prodotto. Questa è la sua prima funzione. La seconda funzione che mi piace ancora di più è uno shampoo esfoliante, perché se volete un'esfoliazione un po' più strong ma sempre delicata lo applicate sul cuoio capelluto asciutto, ma se volete un'azione un po' più delicata ma sempre esfoliante lo potete utilizzare come shampoo, e mi piace molto perché già sui capelli bagnati è un prodotto che durante il massaggio comincia a far schiuma e quindi mi fa due azioni in uno, mi lava molto bene i capelli. Lo posso paragonare a uno shampoo per lavaggi frequenti e per capelli normali, perché non è uno shampoo molto molto lavante e purificante, ma neanche uno shampoo iper mega delicato. Una volta che sciacquo bene i capelli mi lascia i capelli veramente puliti, la sensazione del cuoio capelluto pulito non mi dà assolutamente fastidio alla cute. Super super comodo, perché appunto ha due funzionalità, potete utilizzare o come shampoo esfoliante oppure come un esfoliante ogni tanto. È un prodotto che tutto sommato mi è piaciuto tantissimo. Il secondo prodotto è questa maschera 3 in 1 intensiva con cheratina e lampone, sempre di Sentifoglia. Io quando utilizzavo tanto bio e solo bio per i capelli mi piaceva molto l'aceto da risciacquo, che in teoria si chiama balsamo spray o una cosa del genere al lampone, mi piaceva tantissimo da impazzire perché bastava poco prodotto, mi andava a illuminare tantissimo i capelli e me li lasciava leggeri. Per questo mi sono buttata su questa maschera, perché appunto aveva gli stessi ingredienti all'interno. Allora, è certificata bioorganic, sono 98% di origine naturale, formula vegana, 250 ml di prodotto e certificata EcoCert. Giù nell'info box vi lascerò il link ai prodotti, i link non sono affiliati. La profumazione è uguale, identica a quell'aceto, molto molto fruttata, molto buona, che sa di lampone acidulo ma non dà assolutamente fastidio, si sente proprio che fosse un frullato di frutta, che mi piace tantissimo e mi ricorda tantissimo quel prodotto. Ma all'interno contiene anche altri estratti, innanzitutto contiene, vabbè, il lampone che è l'ingrediente principe di questo prodotto, poi contiene all'interno la cheratina vegetale, ma troviamo all'interno anche delle proteine della mandorla, l'estratto di açaí, troviamo anche l'olio di ricino, troviamo anche la polvere di aloe vera, gomma da caccia e estratto di tiglia bio. Allora, è estremamente completo come inci, ma purtroppo non mi ha convinto al 100%. Sto guardando perché mi sono munita di una palettina, perché vi volevo far vedere una cosa. Allora, è un prodotto che si presenta come un prodotto 3 in 1, quindi può essere utilizzato come una maschera post shampoo tradizionale, può essere utilizzata come un prodotto da styling sui capelli asciutti o capelli bagnati, oppure una maschera pre-shampoo da notte. Allora, partiamo dalla sua principale funzione, che è quella della maschera per i capelli.
Guardando gli ingredienti, dovrebbe essere comunque, oltre ad essere una maschera lucidante, disciplinante, anche un po' nutriente e condizionante, soprattutto per l'ingrediente di olio di ricino, che lui ha questo effetto un po' condizionante sui capelli e anche rinforzante. Purtroppo su di me, ragazze, come maschera non mi ispira tantissimo. Innanzitutto vi faccio vedere com'è questa maschera. Cioè, è molto appiccicosa, non so se rende l'idea, molto molto elastica, quindi già al tatto non mi ha convinto tantissimo, e soprattutto applicandolo sui miei capelli lunghi che hanno tantissimi nodi da bagnati è stata una cosa veramente difficile da gestire, perché io lo applico e mi sembra una maschera asciutta, come se non venisse neanche depositata sui capelli, cioè io la applico e rimane lì, perché ha subito questo effetto quasi indurente. Ha purtroppo sui miei capelli un effetto districante pari a zero. Io veramente, quando l'ho utilizzata 2 o 3 volte come maschera di post shampoo, perché lo dovevo giustamente testare più di una volta, ma tutte e 3 le volte ho fatto una fatica a districare i capelli, anche se qua dice di tenere in posa 5 minuti e io l'ho fatto, ma ho fatto veramente tantissima fatica, non districa niente purtroppo i miei capelli. Si sciacqua molto molto facilmente, c'è da dire che non vado a appesantire i capelli, quindi come maschera post shampoo non mi ha convinto. Mi piace invece l'effetto di questa maschera come prodotto da styling, infatti spesso lo utilizzo sui capelli bagnati per andare poi a fare la treccia oppure andare a fare la piega. Anche in questo caso non risulta molto piacevole la texture, perché è proprio appiccicosa, e quando la applicate sui capelli tamponati prima di asciugare sentite proprio che è appiccicosa e vi viene un po' paura, un po' l'ansia che vi vada a sporcare i capelli, che rimanga sui capelli, che ve li appiccica tutti. In realtà quando poi vado ad asciugare i capelli non sento né effetto pesante né effetto di sporco né effetto appiccicoso, anzi trovo che crea una patina sui capelli estremamente modellante, i capelli diventano molto modellanti, quindi se voglio fare una treccia o il mio metodo di capelli mossi mi vengono dei bellissimi boccoli e rimangono, perché ha quasi questo effetto leggermente indurente e mi piace tantissimo. Per questo l'effetto della cheratina, che dovrebbe essere disciplinante e deve proprio in un certo senso andare ad appesantire i capelli, nel senso buono, per tenerli proprio più lisci, non la vedo, perché su di me è estremamente modellante. Come maschera notturna anche qui non mi ha convinto tantissimo, perché è una maschera che si indurisce facilmente, quindi anche se ne applico poca o tanta, a parte che mi crea quella pattina bianca che non si assorbe, ma poi mi indurisce tantissimo i capelli. E devo dire che mi ha sporcato anche il cuscino, perché ho provato a utilizzarla e il giorno dopo purtroppo non ho notato nessun effetto, quindi non lo so, non è un prodotto che mi ha convinto al 100%. Da styling è comoda, però comunque non è piacevole la texture del prodotto, cioè vi deve piacere proprio l'effetto modellante indurente che ha, perché si percepisce. Per quanto riguarda il claim brillantezza intensa, io concordo in pieno, perché è un prodotto che è veramente lucida tantissimo i capelli, mi sembra veramente come se fosse l'aceto quello che utilizzavo, perché li lucida, è come se fosse una maschera acida, ma non è andata male acida, perché va a acidificare il pH del capello, quindi ve lo rende bello lucido, bello leggero, vi dà proprio l'aspetto di capelli curati, vi va a chiudere bene le squame e i capelli devo dire che non si annodano tra un lavaggio e l'altro. Purtroppo non me li districa quando ne ho bisogno, quando ho i capelli bagnati. Quindi ecco, sulla maschera non so, non mi voglio sbilanciare, io vi ho esposto un po' la mia esperienza, poi vedete voi. Invece su questo prodotto devo dire che mi è piaciuto, ma non lo andrei a ricomprare perché non utilizzo molto i prodotti esfolianti, ma come shampoo è molto molto buono, perché non mi ha creato il prurito tra un lavaggio e l'altro, non mi si sono sporcati i capelli prima, quindi per me comunque vabbè dai, 1 su 2 è andato benissimo. E niente ragazze, spero di essere stata esaustiva, ringrazio ancora tantissimo Bio Vegan Shop per questa possibilità di testing dei nuovi prodotti Sentifoglia,
Io vi auguro un buon proseguimento, fatemi sapere se avete già provato questi prodotti, se li conoscete, ci sentiamo giù nei commenti. Un bacio e alla prossima, ciao!